Bene, grazie per il pomeriggio a tutti. Non faccio una relazione, provo a dare degli spunti che tengo, vorrei tenere assieme con un ragionamento di tipo storiografico. Spunti su vari nodi e aspetti della questione che trattiamo qua, che è quella della guerra totale, dei collaborazionismi e della resistenza. Il titolo che mi è stato assegnato è La guerra civile spagnola, preludio del conflitto europeo. E qui voglio subito fare una serie di considerazioni. Tutti voi avete sentito certamente dire che la guerra civile spagnola è la prima battaglia della seconda guerra mondiale. Questa definizione viene da un libro che viene pubblicato nel 1940 da quello che era stato l'ultimo ministro degli esteri della Repubblica Spagnola, Julio Álvarez del Valle, che pubblica nel 1940 un libro, il titolo spagnolo è La guerra empezó en España, la guerra è cominciata in Spagna. Allora questa interpretazione, perché di questo stiamo parlando, non è un titolo, è un'interpretazione. Questa interpretazione è un'interpretazione che coglie una parte della realtà storica e che va spiegata. Non sto dicendo che è un'interpretazione fallace, sto dicendo che a volte rischia di coprire un'altra dimensione della guerra civile spagnola, che è quella, lo dico nel modo più tautologico possibile, che è spagnola. Cioè la guerra civile spagnola è anzitutto una guerra civile spagnola. Cosa voglio dire dicendolo con questa enfasi? Voglio dire che le motivazioni, le cause di quello che succede nel luglio del 36 con la sollevazione militare sono da ricercare nella storia spagnola precedente. Allora, io ho capito che voi nella maggior parte siete insegnanti, e da quello che ricordo io dei manuali, diciamo, la guerra civile spagnola è quasi l'unica occasione in cui nella storia del Novecento fa capolino la Spagna, e fa capolino la Spagna con la guerra civile. E poi, se non c'è stata una grande riforma dei manuali, sparisce. Allora io vorrei poi invece non farla sparire ma farla riapparire, perché c'entra con la resistenza. Perché lo dico subito così capite che voglio andare a parlare, noi siamo abituati a pensare che la resistenza finisca nel 1945 con la vittoria degli alleati sul nazifascismo, ma se noi guardiamo l'Europa ci accorgiamo che ci sono due paesi che sono il Portogallo e la Spagna, nelle quali il regime, poi possiamo discutere se è fascista, se è totalitario, comunque un regime antidemocratico, illiberale, senza pluralismo politico, ed è una dittatura, continua fino al 1975-76. E da un certo momento in poi, all'interno della Spagna e in anni diversi all'interno del Portogallo, si sviluppa una resistenza che non è meno resistenza della resistenza al nazifascismo, è solo una resistenza che opera in un contesto profondamente diverso e in un'area geografica diversa. Allora il primo spunto che vorrei darvi è questo, di cominciare a pensare la resistenza non con questa perimetrazione, cioè con la perimetrazione che dice nel 45 è finito, perché non è vero che è finito, e le motivazioni della resistenza che continua dopo il 45, anche se evidentemente non con una continuità appariscente, le motivazioni sono sostanzialmente le stesse che hanno condotto alla resistenza invece contro il nazismo e il fascismo negli anni 30 e nella prima metà degli anni 40. Quindi questo è il primo spunto. La guerra civile spagnola è guerra civile spagnola, ripeto, ma evidentemente è anche guerra di Spagna, cioè è un conflitto che è nato per cause interne
che, non voglio aprire una parentesi troppo grande, però due minuti, diciamo, quali sono queste cause esterne, queste cause interne? Beh, sono intanto le contraddizioni all'interno del paese, dove esistono zone di grandissima povertà e zone invece di industrializzazione, di benessere e di ricchezza. Contraddizioni che non sono state risolte nei decenni precedenti, ed è uno dei nodi che vengono al pettine negli anni della Repubblica, dal 31 al 36. Contraddizioni sull'organizzazione territoriale dello Stato, perché la Spagna è sempre stata uno Stato centralizzato e centralistico, ha provato a operare un decentramento fugace, ma immediatamente fallito all'inizio degli anni 70 dell'Ottocento, quindi al tempo della Prima Repubblica, e poi invece ha avviato un processo di decentramento politico-amministrativo dal 31, con la Costituzione Democratica del 31, che ha fatto sì che la Catalogna già nel 32 diventasse adesso un governo autonomo dal punto di vista politico-amministrativo. I Paesi Baschi, alcuni anni dopo, per ragioni che se volete discutiamo dopo, ma che adesso non ho tempo per dirvi, comunque dal 36 anche nei Paesi Baschi esiste un governo autonomo, e questo problema del decentramento politico-amministrativo viene vissuto dalla destra spagnola e dai militari, dal mondo militare, come la disgregazione della Spagna. Più passano gli anni e più il problema, ad esempio il problema catalano che avete sotto gli occhi tutti, è presente, modifica un po' la percezione anche di quello che è successo prima, e oggi si tende ad accentuare molto il conflitto tra centro e periferia, tra le cause della guerra civile spagnola. Io eviterei di lasciarsi un po' prendere da questo presentismo nel leggere la situazione del 36-39, no? È una causa, certamente, ma probabilmente è meno accentuato di quello che viene raccontato oggi. Quindi, squilibrio dal punto di vista politico, economico, sociale, problema del conflitto tra centro e periferia. Ricordate che il principale leader della destra spagnola, che è Carlos Sotelo, fa la campagna elettorale del 36, quella che vincerà il Fronte Popolare, fa la campagna elettorale del 36 dicendo nelle piazze che è meglio una Spagna rossa che rotta. Questo, diciamo, per dire in modo secondo me efficace quello che era il rischio, come era vissuto dalla destra spagnola questo problema del decentramento, no? Che naturalmente era visto, non parlano mai di decentramento, loro parlano di separatismo. Qualunque forma di autogoverno e di decentramento viene letta dalla destra come un separatismo. Allora, separatismo c'è, ma è iperminoritario. La maggioranza vuole autonomia politica amministrativa. E anche tra coloro i quali pensano alla Catalogna e ai Paesi Baschi, allora come nazioni, non prevalgono a così, diciamo, sono convinti che la Catalogna e i Paesi Baschi siano una nazione, ma non per questo pensano che dalla nazione occorra costruire uno Stato indipendente dalla Spagna. Quindi sia nel caso catalano che nel caso basco bisogna distinguere le posizioni autonomiste dalle posizioni nazionaliste, dalle posizioni indipendentiste. Seconda era questa qui, terzo motivo, la separazione Stato e Chiesa che viene introdotta con la Costituzione del 31, non solo poi la separazione, diciamo, poi una serie di leggi applicative che risultano francamente punitive, o perlomeno come punitive vengono vissute dall'apparato ecclesiastico, e che quindi creano, alimentano un'ondata di scontento nei riguardi della Repubblica. Chiusa la parentesi sulle cause del mondo. Scoppiata per queste cause, la guerra civile spagnola si internazionalizza immediatamente e quindi diventa guerra di Spagna, e quindi diventa il teatro di operazioni che si stanno combattendo in Spagna, ma che in realtà stanno coinvolgendo gli equilibri politici ideologici europei. Se
ampliamo lo sguardo e guardiamo l'Europa del 36, ci accorgiamo che è una grande macchia nera con due macchioline bianche e alcune zone grigie. È nera in Italia dal 22 e poi dal 25, è nera in Germania dal gennaio del 33, è grigia tendente al nero in Polonia e in Ungheria, è tendente al nero nella Grecia di Metaxas, dove non ci sono al governo delle dittature militari fasciste, fascisteggianti, ci sono movimenti e partiti di questo orientamento, dalla Norvegia di Beasley all'Inghilterra di Mosley agli Ustascia, eccetera eccetera eccetera. Se la guardiamo così, la guerra civile già di suo rappresenta l'episodio più durevole di resistenza all'avanzata del fascismo. Nessun paese dell'Europa ha resistito così tanto come la Spagna all'avvento di una dittatura militare di tipo fascista. O diciamo in altro modo, perché poi è aperta la discussione sulle caratteristiche del regime che si stava in Spagna, c'è chi dice che è fascista, c'è chi dice che è autoritario, c'è chi dice che è una dittatura militare, anche questo lo lasciamo per la discussione dopo. Certamente è un regime che fa piazza pulita della Costituzione del 31 e dello Stato liberal democratico. Bene. Si internazionalizza come? Si internazionalizza immediatamente con gli aerei e gli uomini che Mussolini e Hitler inviano a Franco, che li richiede, e che consentono un'operazione militare di grande respiro, che è il trasbordo dal Marocco spagnolo all'Andalusia delle truppe comandate da Franco, che sono le truppe dove sono arruolate gli indigeni, sono i regulares e il terzio, cioè la regione straniera, che sono diciamo, dal punto di vista militare le più combattive e le più efficienti. Anche per questo poi Franco, che adesso ho lasciato dire in modo un po' così semplificato, è l'ultima ruota del carro nel momento in cui c'è la sollevazione militare, perché non è lui che l'ha pensato. L'ha pensato un generale che poi è in esilio, Sanjurjo, che è in esilio in Portogallo, che quando vuole rientrare in Spagna si porta dietro così tante cose che l'apparecchietto su quale vola non decolla e si schianta. Poi il direttore della sollevazione militare è un generale, che è il generale Mola, che sta nella Navarra, e Franco, rispetto a questi due, rispetto al terzo che è Cabanellas, che è un vecchio massone generale dell'esercito, è veramente l'ultimo ruota del carro. Se nel giro di poche settimane riesce a diventare il numero uno, e il numero uno su tutto, perché dal 1 ottobre del 1936 Franco è il generalissimo di tutti gli eserciti, il capo del governo e capo dello Stato, cioè di tutto. Se riesce in questa operazione è per un concorso di cause, lui è molto abile, due, comanda le truppe più efficaci, tre, Madrid non è stata occupata e liberata dalle truppe, quindi c'è bisogno di queste truppe efficaci per arrivare a Madrid, e questo dà a Franco un grande slancio rispetto ai concorrenti. Uno dei concorrenti poi l'anno dopo muore Mola in un altro incidente aereo su quale si è tirato l'uomo, comunque non c'è nessuna prova, e quindi Franco resta leader incontrastato e senza concorrenti. Franco chiede aiuto a Franco a Mussolini, a Hitler e Mussolini. Hitler e Mussolini concedono degli aiuti immediatamente, e questi aiuti sono inizialmente non di grande peso, ma di grande significato strategico, perché consentono l'operazione che ho detto, che è un'operazione che, a mio modo di vedere, anche gli altri studiosi, orienta molto e incide molto sull'esito della guerra, perché senza questo trasferimento delle truppe in Andalusia, la sollevazione militare, che già di suo è un mezzo fiasco, attenzione, perché la sollevazione militare è un mezzo fiasco, la guerra civile scoppia perché la sollevazione militare, cioè il golpe, è mezzo fiasco, perché se non fosse stato mezzo fiasco sarebbe riuscito e non ci sarebbe stata guerra civile, evidente. Quindi ha un'importanza decisiva sull'esito della guerra, questo trasferimento delle truppe. Ha
questo momento siamo alla fine di luglio, la sollevazione del 17-18 luglio, alla fine di luglio arrivano i primi aerei, il ponte aereo inizia i primi d'agosto, è un ponte aereo che viene fatto con aerei peraltro non sono adatti al trasporto truppe, quindi vengono, fanno la spola continuamente tra Siviglia e il Marocco spagnolo, i soldati vengono accatastati dentro in un modo diciamo, poco confortevole, ma questo tipo di operazione militare ha un peso rilevante, forse decisivo, sull'esito della guerra. Da questo momento in poi, cioè fine luglio, primi d'agosto, la internazionalizzazione galoppa. Galoppa perché Mussolini manda il corpo truppe volontarie, nell'arco della guerra civile saranno più di 80.000 soldati italiani, mai contemporaneamente in Spagna tutti assieme, ma 80.000 nell'arco dei 3 anni di guerra i combattenti italiani, cui, tra i quali c'è di tutto, anche qui attenzione alla propaganda, ci sono dei volontari fascisti che credono nel fascismo e che vogliono combattere per il Duce e per il fascismo, non sono tutti rincoglioniti o che vanno lì perché volevano andare in Africa e si ritrovano, c'è di tutto, ma in questo di tutto ci sono anche quelli che ci credono, perché c'erano dei fascisti convinti che vanno a fare Mussolini e Franco manderà nell'arco dei 3 anni di guerra civile circa 15-18.000 legioni, sono inquadrati nella legione Condor, soprattutto aviazione, e quindi diciamo oltre naturalmente diciamo, l'internazionalizzazione non viaggia solo sui binari degli uomini, viaggia anche sui binari dei mezzi, dei materiali militari, dei cannoni, dei fucili, delle bombe, dei camion, dei carri armati e degli aerei. A questa aiuti, a questi aiuti che provengono dall'Italia e dalla Germania e in misura molto minore dal Portogallo, si aggiungono o sono contrastati questi aiuti dagli aiuti che la Repubblica riceve in maniera massiccia da un certo momento in poi, dopo il trasferimento dell'oro dello Stato spagnolo a Mosca, degli aiuti che arrivano dall'Unione Sovietica, dal settembre del 1936 grosso modo, mentre qualche settimana dopo è il primo combattimento che vede schierate le brigate internazionali, che è l'altro fenomeno diciamo resistenziale, se la vogliamo considerare da questo punto di vista, brigate internazionali, cioè sono dei volontari che vanno a combattere a difesa della Repubblica e che vengono da tantissimi paesi dell'Europa e non solo dell'Europa, ci sono alcune centinaia di americani inquadrati nella brigata Lincoln, ci sono tantissimi tedeschi, ci sono molti ebrei che fanno con giornalino, degli ebrei che combattono con la Repubblica, circa 5.000 italiani, poi Andrea che mi sta contando uno a uno darà poi il numero più preciso, moltissimi tedeschi, comunque moltissimi polacchi e moltissimi francesi che vengono, grosso modo siamo sui 35-40.000, inquadrati nella maggior parte dei casi attraverso i canali del Partito Comunista e dell'Internazionale Comunista, però dentro ci sono socialisti, ci sono repubblicani, ci sono anche degli anarchici, ci sono anche dei cattolici, pochi, ma ci sono anche dei cattolici militanti, che legati all'esperienza del popolarismo di lo scorso. Ecco l'internazionalizzazione. Questa internazionalizzazione avviene in modo verrebbe da dire, ma non è la parola giusta, verrebbe da dire sottotraccia, ma non è sottotraccia, perché fin da cioè quando partono i Savoia Marchetti da Cagliari per andare in Marocco, ne partono in 12, ne arrivano in 9, uno a terra nell'Algeria francese, vanno a scrostare la vernice perché ieri naturalmente i piloti sono stati forniti documenti falsi, ieri sono stati riverniciati quindi non c'è il tricolore cerchiato, però ci vuole poco, grattano un po' e vedono che sono dell'aeronautica italiana, quindi diciamo dai primi d'agosto
chi vuol sapere lo sa, e lo sa persino il Papa, perché è il vice ambasciatore francese, è noto che l'Italia fascista sta aiutando i franchisti. Noto. I tedeschi fanno con la Legione Condor, quando partono i soldati tedeschi non sanno in che destinazione vanno, e scrivono a casa dando una destinazione, se non ricordo il nome, un posto assolutamente inventato, e la posta naturalmente viene controviene censurata, quindi per fino al 38 avanzato in Germania le famiglie non sanno dove sono i loro figli o parenti che stanno combattendo in Germania. Però questa è una pantomima, perché tutti sanno che c'è un coinvolgimento esplicito, voglio dire, soldati, 80.000 non ce ne sono, ma 35.000 ci sono, e sono dell'esercito italiano, o che vengono dalle milizie fasciste o che vengono dal Regio Esercito, non è che non se li può nascondere sotto il tappeto, no? Quindi questa cosa è evidente. Questa cosa evidente invece lascia, come dire, fa sì che la farsa, quella che la storiografia chiama la farsa del non intervento, continui a funzionare, perché dall'agosto del 1936 a Londra si crea un comitato nel quale confluiscono sia i paesi che stanno già, che sono già coinvolti nella guerra civile spagnola, sia quelli che non sono coinvolti, né lo saranno, e tutti assieme dicono, si raccontano che non bisogna intervenire, che bisogna limitare gli interventi. Perché succede questo? Detto molto semplicemente, voglio dire anche molto schematicamente, perché nonostante ci sia in Francia un governo di fronte popolare, con Léon Blum, e quindi un governo ideologicamente affine a quello spagnolo, che ha vinto le elezioni nel febbraio del 1936, è un governo in cui sono presenti i radicali e quindi delle forze che non vogliono un coinvolgimento della Francia, e soprattutto la Francia si lascia molto condizionare dalla politica estera britannica, al governo ci sono i conservatori, e la Gran Bretagna fa, come voi sapete molto bene, una politica di appeasement, di pacificazione. No? Questa idea che ha Chamberlain, che diciamo, lasciando, accontentando Hitler, a un certo punto Hitler è soddisfatto, cesserebbe di rappresentare una minaccia per l'Europa. Anche qui la schematicità sta nel fatto che si dice che l'Inghilterra non è che pensasse che non si sarebbe andati alla guerra, ma aveva bisogno di tempo per armarsi, quindi il tempo che concede a Hitler non è perché pensa che Hitler prima o poi passerà per la via di Damasco, ma perché pensa che l'Inghilterra ha bisogno di tempo e immediatamente non può entrare in una guerra, perché sarebbe un confronto ad armi liberi. Siamo fin qui, riesco a essere abbastanza chiaro. Sappiamo tutti come va a finire questa guerra civile. E la guerra civile va a finire come va a finire per come sempre, per un concorso di cause. No? Voi sapete, quando insegnate storia ricordate sempre che la storia non è mai ma sempre no? Non è o questo o quello, c'è questo, quello, quell'altro, l'altra cosa, c'è sempre un concorso di cause, no? Dove è molto difficile capire quella che pesa di più, ma soprattutto è difficile collocarla nel tempo, no? Perché le cause possono essere varie, ma una incide in un periodo, una incide in un altro e poi non ha più peso, voglio dire, no? Allora, qui non sto a fare questa operazione col bilancino, vi dico così, anche qui molto schematicamente, la guerra civile la vince Franco intanto perché riceve degli aiuti tempestivi, anche gli altri ricevono aiuti militari, ma aiuti militari che in alcuni momenti aiutano molto l'esercito repubblicano. Mi riferisco ad alcuni aerei in alcune fasi inviati dall'Italia, che sono tecnologicamente più avanzati, molto più di quelli tedeschi, e la stessa cosa succede con i tank e i carri armati russi. Ma se noi facciamo un ragionamento complessivo su quello che ricevono e quando lo ricevono, io resto convinto che gli aiuti iniziali sono quelli che sbloccano una situazione che altrimenti non si sarebbe sbloccata. Quindi attribuisco un grosso peso a questo elemento.
quindi diciamo il tipo di aiuti e la loro distribuzione nel tempo come fattore che incide sulla vittoria del campo franchista. Secondo, il campo franchista è un campo assolutamente coeso e con un comando verticistico, non a caso l'ossatura è l'esercito, è affiancato da milizie sia falangiste, diciamo qualcosa di molto simile al fascismo, sia i requetesse, che sono delle milizie carliste, quindi legate all'idea del trono, dell'altare, dell'antico regime, eccetera, sono quelli che vanno in giro con la boina, il basco rosso e il Gesù Cristo appeso al collo, va bene? Queste sono le milizie che affiancano l'esercito, ma è la struttura dell'esercito, diciamo, grosso modo la metà dell'esercito, perché di questo si tratta, che resta fedele, che resta, che appoggia la sollevazione militare, mentre l'altra metà resta fedele alla Repubblica. Allora, Franco comanda, come dicevo prima, capo di tutto, nessuno batte ciglio, c'è qualche ciglio che si muove, ma proprio impercettibile nell'arco dei tre anni. Dall'altra parte è un disastro, dall'altra parte c'è un conflitto politico-ideologico fin dall'inizio. Intanto, attenzione, il Fronte Popolare vince le elezioni nel febbraio del 1936, ma i partiti principali non vanno nel governo, lasciano al governo un repubblicano che non ha un sostegno di massa. Il partito principale è il Partito Socialista, il Partito Socialista sta fuori dal governo. I socialisti sono divisi tra un'ala socialdemocratica e un'ala massimalista. Poi ci sono gli anarchici e i trotskisti del POUM che dicono: qui dobbiamo fare la rivoluzione, perché se non facciamo la rivoluzione il fascismo non lo possiamo combattere, perché il fascismo è un prodotto del capitalismo e se non abbattiamo il capitalismo non possiamo abbattere il fascismo. Dall'altra parte ci sono i comunisti che in buona cattiva fede con i socialisti dicono, e i partiti repubblicani minori che dicono: no, adesso vinciamo la guerra, le trasformazioni politiche e sociali le facciamo dopo. Allora, queste due linee ci sono fin dall'inizio, convivono per un periodo nel governo di Largo Cavaliero dall'ottobre novembre del 1936 per alcuni mesi, e convivono perché Largo Cavaliero fa un'operazione, diciamo, che è di fantapolitica, no? Cioè, riesce a coinvolgere nel governo quattro esponenti anarchici, gli anarchici che si fanno Stato. Tra l'altro, di questi anarchici che si fanno Stato, ce n'è una, la Federica Monseni, che va alla sanità, che è un personaggio di grande levatura, ma soprattutto c'è un altro, Riva, che va alla giustizia, che veramente ha una visione, adesso se non fosse un po' da riderci sopra, un anarchico con una visione di Stato, da statista, diciamo, no? Ma queste due linee confliggono tra di loro, e voi che avete visto tutti la Terra e Libertà di Ken Loach sapete che nel maggio del 1937 le due linee non si confrontano dialetticamente ma si sparano a Barcellona. Poi il film di Ken Loach è molto basato sull'omaggio alla Catalogna di Orwell e quindi è molto sbilanciato dalla parte del POUM e dei trotskisti, detto tra parentesi, sennò le cose sono un po' diverse. Però certamente rappresenta uno scontro reale che si produce in maggio e che porta alla lotta senza quartiere, al POUM, da parte dei comunisti, che nel frattempo sono diventati egemoni all'interno del governo. E perché sono diventati egemoni all'interno del governo? Perché i comunisti sono un partito leninista che, diciamo, trova il proprio terreno di cultura e l'acqua nel quale vivere in una situazione di difficoltà. Cioè, tanto più come dire, le maglie sono strette, tanto più la militanza comunista e la fede, se me lo consentite, tra virgolette, comunista, funziona. Non c'è solo l'aspetto fideistico, c'è anche l'aiuto militare che ricevono, che la Repubblica sta ricevendo dall'Unione Sovietica. Chi volete che siano i mediatori nel governo repubblicano dell'aiuto sovietico? È ovvio, i comunisti. E questo fa sì che il Partito Comunista, che non aveva eletto neanche un deputato nelle ultime elezioni, ne aveva elette 17, quelle del 36, ma sparpagliate nei vari gruppi, diventa la forza veramente egemone, per quadri, per capacità di mobilitazione, dal punto di vista organizzativo. Quindi, ritornando ai motivi per i quali Franco vince, ho detto il primo, la distribuzione degli aiuti, ho detto il secondo,
sto dicendo il secondo, la unità di comando da una parte, dimmi come vado con il tempo, per favore, e dall'altra parte, sono oltre già, è stato un piacere allora. E dall'altra invece non c'è un'unità di comando, ma c'è un conflitto. Questo conflitto potrebbe risolversi, e in parte si risolve nell'ultimo governo della Repubblica. Il governo probabilmente, qui dico, diciamo, dico quello che penso io, fino adesso ho detto quello che più o meno si sa, no? L'ultimo governo è quello di Negrin, di Juan Negrin, un socialista moderato, che però ha una visione, è veramente uno statista, e fa una serie di operazioni per far sì, tra le quali operazioni c'è la battaglia dell'Ebro, che è la battaglia più importante della guerra civile, sferrata nel luglio del 1938, che mette in moto 80-90 mila soldati repubblicani del ricostruito esercito repubblicano. Bene, Negrin si muove secondo fa questo tipo di ragionamento: l'appeasement britannico prima o poi dovrà fermarsi, perché non potrà concedere più di quello che ha concesso fino adesso a Hitler. Quindi, siccome Hitler vuole la guerra, e lo sta dicendo, la guerra ci sarà. E se la Spagna arriva combattendo nel momento in cui c'è la conflagrazione mondiale, perché di quello si tratta, in Spagna si azzera la situazione. Cioè la Repubblica Spagnola ritorna in gioco, perché gli alleati, cioè quelli che non sono stati alleati della Repubblica, la Francia e l'Inghilterra, a quel punto dovranno difendere la Repubblica, perché avranno lo stesso nemico, che è Hitler e che è Mussolini. Quindi resistere per Juan Negrin non è un impegno di tipo morale, è una valutazione di tipo politico su quello che potrebbe succedere e succederà. Qual è il momento di tracollo, o quasi di tracollo, ma che molti vivono un momento di tracollo? È il patto di Monaco, 30 settembre del 38, è il momento in cui, con la crisi dei Sudeti, sembra veramente che si è arrivati al precipizio, cioè alla guerra. Chamberlain fa avanti e andare tra Londra e Berlino per mettere una pezza alla situazione, Mussolini gli offre organizza l'incontro, e Hitler si mangia la Cecoslovacchia ed è scongiurata la guerra. E lì si affrosciano le speranze, le ultime speranze della Repubblica Spagnola. Mi fermo perché sono andato oltre, dico solo che quello che volevo poi, diciamo, volevo riprendere un po' questo discorso della resistenza, che non finisce nel 45, e che bisogna pensarla invece proiettata su tutto il secondo dopoguerra. E se posso aggiungere un altro spunto, sì, grazie, che mi sono fatto. L'altro spunto è, soprattutto con i tempi che stiamo vivendo, io non sono per la storia, che studia la storia, che non la mescola con cose del presente, ideologico-politica, eccetera, eccetera. Però questo lo voglio dire, fate attenzione, che noi, così come siamo abituati a pensare a una resistenza come epopea che finisce nel 45, così siamo abituati, un'epopea che finisce nel 45, attenzione, che è veramente un fenomeno transnazionale, come si usa dire adesso. Molti degli esuli spagnoli in Spagna, nei campi di cui poi parla Ilaria, sono quelli che poi combattono nel Maquis francese, nella resistenza francese. Se voi guardate le foto della liberazione di Parigi, vedete che sotto l'Arco del Trionfo i primi carri che arrivano hanno scritto Guadalajara, Teruel, cioè i nomi delle battaglie della guerra civile spagnola. E molti italiani che sono andati a combattere alcuni di questi combatteranno nel Maquis francese, ma molti di quelli che hanno combattuto in Spagna, passando o no per la resistenza francese, poi verranno a combattere la resistenza italiana.
Quindi questo discorso non fa una grinza. E se, immagino lo conosciate, ma se volete leggere la cosa più bella che è stata scritta da questo punto di vista, letterario, leggete Soldati di Salamina di Javier Cercas, pubblicato da Delfi. Lì non c'entra la resistenza italiana, c'entra la lotta in Spagna e poi in Francia. Chiusa la parentesi sulla resistenza transnazionale, dicevo, noi siamo abituati a vedere del 45 a chiudere, no? Fate attenzione, o cominciamo a fare attenzione a non fare un altro sbaglio di prospettiva, che è quello di pensare ai nazionalismi soltanto come premesse dei regimi fascisti degli anni tra le due guerre. Il nazionalismo è un fenomeno di lunga durata, che è riemerso sotto altre spoglie, con altre, diciamo, con altre autorappresentazioni, adesso molto di moda quella sovranista, ma il sovranismo è nazionalismo. E non è detto che il nazionalismo e che i nazionalismi approdano tutti ai regimi totalitari o fascisti, possono approdare a regimi meno democratici, diciamo così, possono approdare a forme politiche istituzionali che ancora noi non siamo in grado di prevedere. Ma il problema, e questo è più davvero, è quello dei nazionalismi. Su questo dobbiamo ragionare. Basta, parlo di grazie.